Dunque, oggi abbiamo la seconda lezione di letteratura inglese con la professoressa Simonetta Medri che ci parla di Shakespeare, di William Shakespeare, e penso, visto la prima slide, che si tratti di Romeo e Juliet. Prego. Ok, buonasera, eccoci qua con la secondo incontro. Allora, dopo la volta scorsa che abbiamo un po' introdotto il personaggio e qualche caratteristica, se si può insomma introdurre Shakespeare in un'ora, dedichiamo la lezione di oggi a Romeo e Giulietta, che non intende essere una lezione, una conversazione esauriente. Vi do solo qualche spunto che magari vi può consentire di rivederlo o di rileggerlo magari con qualche idea nuova, insomma, un pochino soffermandoci magari non solo sulle interpretazioni, quelle che sappiamo un po' tutti, che abbiamo fatto a scuola, la grande storia d'amore, ma anche sulle interpretazioni simboliche e anche su interpretazioni magari un po' intriganti, un po' strane, anche esoteriche, che ci sono in questa strana tragedia. Allora, Romeo e Giulietta è forse la più famosa storia d'amore di tutti i tempi, dovunque si va, anche in Cina. Romeo e Giulietta, tutti sanno che storia. Non posso togliere la mascherina. Mi hanno detto di no. No, fanno tutto. Mi hanno detto di no, signore. Quindi più o meno tutti sappiamo la storia dei due sfortunati amanti, giovanissimi amanti veronesi, che fanno appunto questa fine così drammatica, così tragica. E ho scelto questo proprio perché tutti un po' lo conosciamo, però è anche un po' da capire forse meglio, perché non è love story, non è una storia hollywoodiana questa qua. È una storia con tantissime possibilità di interpretazioni e tantissimi messaggi. Ho scelto anche se riusciamo a mostrare qualche scena, ho scelto un film del 1996, di un regista che si chiama Baz Luhrmann, quindi non ho preso la vecchia versione di Zeffirelli, non solo perché è un po' più moderna, se vuoi, appetibile, diciamo, anche per i giovani, ma anche perché ci sono degli spunti molto interessanti, proprio visivamente ha colto delle cose interessanti che poi magari riusciamo a vedere. Cominciamo a vederle qua, per esempio dalla questa immagine che vediamo subito, Romeo Juliet plus Juliet con una croce in mezzo, ed è interessante, e Giulietta con le ali. E sulla destra vediamo un'altra figura che sembra con un'aureola, è vero? Quindi qualcosa di, senz'altro ci sono dei simboli religiosi. E adesso vediamo come mai questi simboli religiosi su questi due personaggi che comunque si stanno abbracciando e baciando in modo molto terreno, un bacio molto terreno. Allora, questo Romeo e Giulietta bisogna dire che suscita grandi emozioni. Ma non solo, non è vero che suscita solo emozioni in positivo, perché in realtà può anche dare molto fastidio, può essere fastidiosa. Ci sono persone che si emozionano e piangono e si appassionano a questo amore, ci sono persone che trovano questa tragedia fastidiosa, eccessiva, esagerata, inverosimile. Ed è interessante vedere comunque che provoca delle reazioni emotive molto, molto diverse, ma intense. Per esempio,
c'è un diarista che nel 1650 vive più o meno a Londra, si chiama Samuel Pepys, che è famoso per i diari che tiene, dove descrive tutte le cose diciamo notevoli che succedono a Londra in quegli anni, fra cui l'incendio di Londra, fra cui assaggia il tè per la prima volta il tè arriva a Londra. E fra le altre cose dice: sono stato a vedere Romeo e Giulietta, e dice: il dramma più brutto al quale si possa assistere nella vita. Quindi non è detto che a tutti piaccia Romeo e Giulietta. C'è senz'altro una reazione emotiva quando si parla di questo dramma. Allora, incominciamo a vedere intanto da dove viene l'idea. La storia non è originale di Shakespeare. La storia viene da un... di Romeo e Giulietta parla già Dante, cita Romeo e Giulietta nel canto sesto del Purgatorio. Li cita come famiglie che hanno avuto un triste destino. Cita Romeo e Giulietta, Capuleti e Montecchi. Poi appaiono nelle novelle italiane, in particolare in una novella di Mattia Bandello. E poi viene tradotto nel francese e poi in inglese, e arriva così tradotto in inglese The Tragical History of Romeo and Juliet, arriva fino a Shakespeare. Però la prima cosa da dire è questa. La storia di Romeo e Giulietta, così come arriva Shakespeare, prima è una storia che si rivolge ai giovani per ammonirli delle conseguenze di un amore scapestrato. Cioè, state attenti ragazzini, è un discorso molto morale. State attenti a non comportarvi così, perché guardate che conseguenze disastrose ha avuto un amore scapestrato, un amore frettoloso, un amore che non ha considerato il buon senso, che non ha ascoltato il consiglio degli adulti. Quindi era la storia di Romeo e Giulietta, era un ammonimento, un insegnamento moralistico ai giovani. I giovani dovevano capire dagli adulti come dovevano comportarsi. Allora, questa storia invece in mano a Shakespeare fa una rivoluzione, cambia 180 gradi, perché la tragedia contiene tantissimi messaggi. Adesso vedremo quante interpretazioni, quanti piani di lettura ci sono. Però una cosa appare chiara. In Romeo e Giulietta è il mondo degli adulti che deve imparare dai ragazzi. I ragazzi sono gli eroi, Romeo e Giulietta, di questa tragedia. Il mondo degli adulti esce malissimo, esce a pezzi da questa tragedia. Non esce di esempio, ma alla fine i genitori, il mondo della generazione precedente, deve imparare da loro. E quindi abbiamo già un cambio proprio di prospettiva totale rispetto a quello che era la storia di Romeo e Giulietta nella tradizione precedente. Allora, Romeo e Giulietta, c'è anche altri cambiamenti che Shakespeare fa, non molti, pochi, ma tutti fondamentali. Aggiunge un personaggio che vedremo che è importantissimo, che si chiama Mercuzio, e poi mette dei tempi brevissimi. Shakespeare impone allo sviluppo di questa tragedia dei tempi brevissimi. Tutto si svolge in 5 giorni. La tragedia inizia domenica e finisce giovedì. 5 giorni, 5 morti. Quindi tempi veramente rapidissimi. E questo è sempre una cosa che fa Shakespeare, e vedremo poi perché. Allora, io se riesco vi faccio vedere una piccola scena del prologo, tratto dal film che vi dicevo,
che è abbastanza diverso, diciamo, dall'impostazione tradizionale teatrale delle tragedie. Il regista ha deciso di ambientare la scena in una società moderna, che potrebbe essere una città americana violenta, dove si affrontano due gang rivali, no? Due casate rivali, e quindi è molto, in un primo momento vi lascia spiazzati, no? Perché ci sono queste, invece delle spade, troveremo le pistole, vedremo queste gang, Mercuzio per esempio un ragazzo di colore, che senz'altro ai tempi di Shakespeare così non era, però direi che come ambientazione è attualizzata. Avete visto un po' spiazzante, se siete abituati al così a una forma tradizionale più teatrale, più tradizionale, però la sostanza è quella, due famiglie, due bande, una città violenta. Una città violenta e un principe che è la legge, che tenta di tenere l'ordine. Quindi il principe cerca con le minacce di tenere l'ordine, dice basta qua violenza, scontri fra queste bande. Chiunque continuerà ad alimentare questa faida fra Capuleti e Montecchi pagherà con la vita. Okay? Questo è l'inizio della la situazione d'inizio. Quindi un mondo di adulti violento. Non solo, ma ve lo farei rivedere un attimo, perché, ve lo faccio rivedere un attimo, perché ci dice delle cose interessanti nel prologo. Allora, nel prologo Shakespeare ci dice, nella bella Verona due casate sono in lotta fra di loro, e qui a Verona due amanti sfortunati si tolgono la vita. Almeno questo è quello che dice la traduzione italiana. Ve lo faccio rivedere un attimo, perché in inglese è diverso. State attenti a cosa c'è scritto in inglese. Allora, in inglese è diverso. In inglese è diverso perché take their life vuol dire si tolgono la vita, ma vuol dire altre cose. In Verona, two lovers take their life vuol dire intanto nascono, prendono la loro vita, si originano. Poi vuol dire si suicidano, take their life, si tolgono la vita, ma poi vuol dire anche si prendono la loro vita. Quindi vuol dire tante cose, take their life. E anche star-crossed lovers, sono amanti che star-crossed, le stelle gli attraversano la strada, cioè si intersecano col loro destino. Quindi non, in italiano molto spesso troviamo avversati dalle stelle, ostacolati dalle stelle. In inglese no, è più neutro. È più neutro, sono amanti che incontrano sul loro destino le stelle. Allora, qua è la prima grossa domanda che viene da fare è questa. Le stelle addirittura. Come in questa tragedia il villain, cioè il cattivo, il villain in una tragedia è il cattivo, l'antagonista. In questa tragedia addirittura il cattivo sono le stelle. Questo è un grosso punto interrogativo, perché uno dice come? Perché mai? Intanto le stelle, cosa sono? I pianeti, l'oroscopo, la fortuna, la sorte, il destino. Ci spiazza Shakespeare, perché qua siamo in un mondo cristiano. E invece in questo prologo sembra di essere in un mondo pagano. Chi è che parla di stelle e di destino? In una tragedia greca? Giusto? Ma qua siamo in un mondo cristiano, si parlerà di Dio? No. Le stelle, i pianeti.
quindi un destino cosmico. E poi viene da pensare, come, caspita, se c'è un destino cosmico, se c'è un potere là sopra, è anche cattivo, perché va a prenderselo con questi due disgraziati ragazzini che non hanno fatto niente di male? Queste sono domande che subito dovrebbero fermarci già nel prologo, no? Dire, ma come? Ma perché mai c'è un potere superiore che va a prendersela con due ragazzini buoni che si vogliono bene? E questa è la prima domanda da farsi, eh? La prima domanda. Perché in effetti quale messaggio sta dando Shakespeare? Sta dando il messaggio che se c'è un progetto di là, se c'è qualcosa di là, è qualcosa di cattivo, o ci sta dando forse un altro messaggio che magari vediamo di riuscire a capire man mano. Senz'altro questo star-crossed è una cosa che colpisce molto, prima di tutto perché non ha niente di cristiano. Pensiamo sempre, siamo italiani, ai promessi sposi. Promessi sposi alla fine si risolve bene perché c'è Dio, c'è la provvidenza. I promessi sposi sono, no? Dio attraverso i promessi sposi attua il suo piano di provvidenza, viene fuori qualcosa di buono. Ma qua ci fa pensare, perché vediamo un po' quali messaggi vuole dare. Ce ne sono parecchi di messaggi che vuole dare. Questo amore com'è? È un amore distruttivo che distrugge se stessi e gli altri. C'è qualcuno che lo legge così, questi due si bruciano, si bruciano come due stelle comete, si bruciano. Un'altra interpretazione invece, questo amore è un amore creativo che ha una forza immensa perché alla fine cambierà la vita di Verona. Quindi stiamo a vedere, perché star-crossed appunto in inglese non è negativo, non è positivo ma non è negativo. Sono attraversati, il loro destino si interseca con quello delle stelle. E quindi vediamo un po'. Allora, sappiamo tutti come cosa succede. Comunque lo ripassiamo un attimino insieme. Succede che Romeo e Giulietta si incontrano per caso a una festa in maschera. C'è una festa in maschera a casa di Giulietta Capuleti. Sono due casate importanti, ricche, potenti. E Romeo e i suoi amici, che sono nemici dei Capuleti, sono appunto Montecchi, si imboscano, mascherati, in questa festa in maschera. Dopo torno indietro, tranquilla. Si imboscano in questa festa in maschera in modo da non farsi riconoscere. Perché Romeo vuole andare a questa festa in maschera? Romeo vuole andare a questa festa perché è innamorato di una ragazza. È innamorato, perso, di una ragazza che si chiama Rosalina, di cui tesse tutte le doti possibili, le lodi, scusate. Appena arriva alla festa, però, vede questa ragazza, lui non sa chi è, e questa visione lo sconvolge perché capisce di non ho mai visto una cosa così bella. Un amore folgorante a prima vista, i due si hanno l'occasione di parlare, e anche Giulietta, a quanto pare, che non sa chi è Romeo, rimane folgorata anche lei. E c'è un primo dialogo fra i due, primo incontro e primo dialogo. Allora, io ve lo faccio sentire adesso, se riusciamo, ma prima di farvelo sentire non ve lo leggo, però ve lo faccio solo vedere. Allora, ho segnato in rosso, non stiamo a leggerlo perché è meglio sentirlo recitato, però ho segnato in rosso una cosa abbastanza particolare che dovrebbe farci anche qua subito pensare.
In rosso sono tutte parole che hanno a che fare con la religione. Sono tutti termini religiosi. Profani, sacra reliquia, peccato, pellegrini, devozione, santi, esaudire la preghiera, la fede, santa. Voi baciate come insegna il libro, in inglese by the book, e quando si dice by the book si intende quel libro là, il libro, quello con la L maiuscola. Non è nominato esplicitamente, ma è un modo di dire che by the book, il libro. Allora, sono tutti termini religiosi. E poi teniamo presente che c'è un altro indizio che ci guida a capire che qua non stiamo parlando solo di una storia d'amore, ma stiamo parlando di una storia d'amore che ha una forte connotazione simbolica e anche esoterica. Cominciamo col nome di Romeo. Cosa vuol dire Romeo? Romeo vuol dire pellegrino che va a Roma, pellegrino che va nella città santa. E Romeo e Giulietta, questa tragedia, è esattamente la storia di un pellegrinaggio verso la meta, una meta che sarà molto alta. Ok? Quindi guardiamoci se riusciamo questo primo incontro dove si parla di amore, ma stiamo attenti, Shakespeare usa tutta una terminologia religiosa. Avete sentito come l'ha tradotto? Baci come un dio. In inglese, you kiss by the book. Baci secondo il libro. Allora, qua capiamo anche perché il regista ha deciso di mettere le ali a Giulietta. Ha deciso di mettergli le ali, attenzione. Allora, perché qua abbiamo, senz'altro, Giulietta è un personaggio altissimo, è la città santa a cui Romeo tende dal punto di vista simbolico, cioè simboleggia uno stato di spiritualità più alta, e nel contempo vediamo che Shakespeare fa un salto incredibile, cioè qua non abbiamo più tutte le... l'amor cortese, che è fatto di corteggiamenti, la donna crudele che si tira indietro, la donna angelicata che non si dà, il poeta che soffre ma non potrà mai accedere a questa donna che è troppo pura, che è troppo angelica. Qua abbiamo, attenzione, una donna angelicata, cioè di altezza spirituale enorme, che è anche assolutamente carnale e umana. Giulietta è modernissima, è una ragazza che salta in un attimo solo Shakespeare, supera tutti i giochi dell'amor cortese. E ricordate che le donne nell'amor cortese non erano mai raggiungibili, fanno soffrire. Laura, Petrarca, Beatrice, sono tutte donne angelicate. No? Non sono mai le donne reali con cui il poeta va a letto. Qui, attenzione, perché Shakespeare riesce a unire tutti e due gli elementi, lo spirituale e il carnale. E li unisce, questi due vivono l'amore, inteso proprio anche carnale, senza nessun senso di peccato. Vivono l'amore anche carnale con la massima purezza. Allora, andiamo avanti. Vediamo le parole di Romeo. Romeo cosa fa? Dopo il ballo, lei scopre che Romeo è figlio del nemico e Romeo scopre che Giulietta è la figlia proprio del rivale. Lo scoprono dopo, quindi, questo primo approccio. E abbiamo la famosa scena del balcone, anche qua di grande significato simbolico e anche esoterico. Giulietta è più in alto di Romeo. Nei primi tempi non c'era il balcone, nelle prime rappresentazioni, ma era sempre più in alto, da una finestra o comunque da un piano più elevato. E Romeo è sotto,
Giulietta si affaccia alla finestra e, senza sapere che Romeo è sotto il balcone, esprime il suo amore per Romeo. E Romeo fra sé dice, ecco, parla, angelo splendente. Angelo, insomma, tutti i riferimenti a Giulietta ce ne fanno capire che stiamo parlando di una creatura dal punto di vista simbolico alta. Tu in questa notte appari a me dall'alto di forte luce come un alato messaggero agli occhi meravigliati dei mortali. Quindi attenzione che c'è, oltre alla lettura emotiva, quella che ci prende di questi due ragazzi innamorati, abbiamo altri piani di lettura. Questa è la lettura simbolica. Stiamo facendo un pellegrinaggio, un salto di livello spirituale in questa tragedia. E adesso vedremo anche un salto esoterico, alto e basso. Allora, a questo punto, Giulietta e Romeo si vedono, si dichiarano il loro amore. Lo sappiamo, a scena del balcone. Vediamo se riusciamo a vederla. Allora, rinnega tuo padre e rinuncia al tuo nome. Allora, parole semplicissime, parole semplicissime. In teoria semplicissime, in pratica difficilissime, perché rinnega il tuo nome non è che vuol dire solo cambia il nome da Romeo a Davide a Paolo, vuol dire la tua famiglia, la tua tradizione, i tuoi usi, i tuoi costumi, la tua religione, il tuo passato. Esci da tutto quello che è il tuo passato, spogliati di tutto e vieni fuori. E in cambio di questo avrai me stessa. Io non sarò più una Capuleti, io sarò solo Giulietta. In cambio, lascia andare tutto. Guardate che sembra facile quando lo sentite. Lascia il tuo nome, non sta dicendo, non ti chiami più Romeo, ti chiami Paolo, eh? Gli sta dicendo, lascia tutto. Se vuoi me, lascia tutto. E anche qua, attenzione, perché Shakespeare riesce a fondere incredibilmente la semplicità di un amore fra ragazzini con un discorso molto più simbolico. Perché forse vi è venuto in mente chi è che diceva, se vuoi seguirmi, lascia tutto. Chi è che dice? Chi è che dice? Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi è che lo dice? Gesù? Dal Vangelo, secondo Matteo. Se qualcuno vuoi venire dietro a me, rinneghi se stesso. Vangelo, Marco. Sembra facilissimo, dire lascia tutto. Gesù quando chiama gli apostoli non è che gli dice vabbè ogni tanto tornate pure a casa, fate un lavoro part time, mantenete un po', passate il weekend con i figli, no? Se vuoi fare una scelta di amore totale, di amore assoluto, devi uscire completamente dalla logica di questo mondo. Giulietta sta facendo una, con le parole più semplici, una richiesta di amore assoluto e totale, altissima, richiesta altissima e difficilissima da seguire. Quando io a scuola, questa è una cosa interessante, ho fatto per anni questa tragedia con i ragazzini e non è affatto vero che i ragazzini si identificano, non è affatto vero. Quando io chiedevo ai miei ragazzini a scuola, ma voi sareste pronti per amore a lasciare la vostra famiglia, a lasciare le vostre usi, costumi, le vostre idee politiche, la vostra squadra del cuore, le vostre idee religiose. Questi qua nessuno dei ragazzini mi ha mai detto sì. Nessuno. Tutti i ragazzini, ma no, la mamma, il papà, i fratelli, la sorella, ma anche, ma no, poi la mia squadra, oppure... Per non parlare dei ragazzini che hanno idee politiche, che dico io con un fascista mai, oppure io con una comunista mai. O addirittura poi ragazzini con un background religioso,
un musulmano che dice no, io lasciare la mia religione per sposarmi con un buddista, mai. O un cattolico che dice io lasciare la religione per sposarmi con un ebreo, no. Mai ho sentito i ragazzini che dicessero sì, io sono pronto, farei così, farei cos'ha. In genere i ragazzini reagiscono dicendo ma io tenterei di negoziare un po' con la mamma e il papà, proverei a convincerli, magari con un po' di tempo si può trovare una soluzione. Ma giustamente i ragazzini che hanno buon senso dicono ma no, è una roba da matti. Come fai a fare una cosa così? Lasciare tutto per andare dove? Nel vuoto? Sì, perché qua in realtà Shakespeare ci sta portando su. Romeo e Giulietta stanno andando molto in alto. Allora, attenzione, Romeo risponde all'appello di Giulietta e dice sì, io sono pronto a seguirti. Allora, Romeo è pronto e dice sì, chi se ne frega di essere un Montecchi. Basta. Si organizzano e decidono di sposarsi. Sapete come funziona? Riescono a trovare due aiuti. Allora, abbiamo due nuovi personaggi che entrano in scena. Uno è il frate Lorenzo, l'altra è la nutrice, la baglia. Allora, il frate Lorenzo è uno strano personaggio di frate, non fa parte della gerarchia ecclesiastica, della chiesa come istituzione. Il frate Lorenzo è una specie di mago, di druido, di alchimista. Lui conosce le proprietà delle erbe, delle piante, delle pietre, dei metalli. E davanti alla richiesta di Romeo di sposarli, lui subito è un personaggio altissimo, quindi asseconda questo progetto verso l'alto e vede subito in questo progetto la possibilità di superare la violenza e di portare una pacificazione a Verona. E quindi acconsente a sposarli. Il giorno dopo, quindi, li riceve e li sposa. Ma qua succede il patatrac. A questo punto abbiamo il momento di crisi. Romeo ha detto che è pronto a lasciare ogni cosa, a lasciare il suo passato, a lasciare la sua famiglia, a lasciare tutta questa faida, questo passato che gli pesa addosso, che lo stringe. Ma succede una cosa, succede che uscendo scoppia un altro incidente fra la banda dei Montecchi e la banda opposta. Allora, questa è una scena molto lunga che volevo, se riusciamo, sperando che non me ne interrompano, farvi vedere tutto, perché è il momento critico. Allora, il personaggio fondamentale di questa scena è Mercuzio. E qua, appunto, quando vi ho detto che ci sono anche elementi esoterici in Shakespeare, stiamo attenti perché c'è anche un elemento esoterico abbastanza. Mercuzio è un personaggio che introduce Shakespeare e ci ricorda subito, a proposito di stelle e pianeti e di elementi chimici, il mercurio. Il mercurio è un elemento fondamentale in quelli che gli occultisti, gli alchimisti di allora usavano nei loro esperimenti, proto-esperimenti chimici, perché l'alchimia si trasformerà poi negli anni futuri in chimica, per creare l'oro, giusto? L'oro lo troviamo in questo play, state attenti che prima o poi troviamo l'oro, ma non ancora. Allora, qui abbiamo una crisi che avviene proprio perché c'è di mezzo Mercuzio. Cosa succede? Si scontrano le due gang, Romeo
non vuole prendere parte allo scontro fra Mercuzio e Tibaldo, non si difende e anzi si intromette maldestramente e per colpa sua viene colpito il suo amico Mercuzio. Quindi per colpa sua, che non vuole combattere, ma non riesce a fermare la violenza comunque, il suo amico Mercuzio muore. La peste a tutte e due le vostre famiglie. Mercuzio muore urlando questa maledizione. Romeo, che fino a questo momento si è comportato, è riuscito a uscire dalla logica della vendetta, della faida, ma non è ancora del tutto pronto, perché adesso vediamo che la morte dell'amico lo sconvolge e cade, ha una ricaduta. Si vede benissimo adesso nella scena che vi faccio vedere l'espressione d'odio. Del resto è appena morto il suo migliore amico. Chi è che potrebbe resistere in una situazione del genere? Solo un santo. Solo un santo. Ma non è ancora pronto per diventare santo. E in effetti c'è la caduta. Però cambia espressione, nel senso che sconvolto dalla morte dell'amico, cambia espressione, ricade nell'odio, ricade nella logica, diciamo, terrena, e uccide a sua volta Tebaldo, vendica. E questo ovviamente è un ostacolo, perché abbiamo visto che dal punto di vista simbolico questo pellegrinaggio alla Città Santa si interrompe. Non siamo ancora pronti per fare il grande passo simbolico o esoterico. Dal punto di vista esoterico stiamo parlando delle le nozze alchemiche. Le nozze alchemiche sono la congiunzione dei contrari, la luna e il sole, il maschile e il femminile. Il prodotto delle nozze alchemiche è un livello spirituale superiore. Romeo e Giulietta ci arriveranno, ma non adesso. L'oro arriverà più tardi. Adesso il Mercurio ha fermato il processo alchemico. Cosa succede? Lo sappiamo tutti la storia. Romeo viene mandato in esilio a Mantova. Giulietta prenderà invece la famosa pozione che gli prepara frate Lorenzo, che le assicurerà un'apparenza di morte per 42 ore per sfuggire al matrimonio. Per sfuggire al matrimonio, perché Shakespeare, implacabile, mette un tempo strettissimo, cioè il matrimonio addirittura è previsto per giovedì mattina. Ma come, non si poteva aspettare un po'? Giulietta supplica i genitori, aspettiamo, sono giovane. Giulietta non ha ancora 14 anni, ha 13 anni, ma la mamma gli dice, ma cosa vuoi? Si fa così, questa è la tradizione, questa è la regola, queste sono le usanze. Tutti si sposano, le donne a 13 anni sono già spose madri, anch'io alla tua età ero già così. Qua si sente la condanna di Shakespeare verso la famiglia, con la quale è impossibile negoziare, perché la famiglia è uno strumento comunque del passato, insomma, ti pesa addosso con quelle che sono le usanze, anche sbagliate, ma comunque così fanno gli altri, così si è sempre fatto, così devi fare anche tu, quindi non c'è scampo. E quindi Giulietta è pronta per prendere per questo stato di morte apparente. Quindi in questo momento abbiamo due persone che sono tutte e due comunque separate e isolate, Giulietta nella morte e Romeo nell'esilio. A questo punto mi ha destabilizzato un attimo l'entrata. Mi sono dimenticata di dire che prima di andare in esilio, i poveri Romeo e Giulietta hanno finalmente la loro notte d'amore. Ok? Mi sono dimenticata di dirlo.
la notte d'amore che stavolta l'aiuto viene, attenzione, mentre l'aiuto spirituale viene da frate Lorenzo, che è un personaggio altissimo, che, l'aiuto, diciamo, alla celebrazione del matrimonio carnale viene dalla baglia. La baglia è all'estremo opposto di frate Lorenzo. Frate Lorenzo, personaggio altissimo, la baglia, personaggio umile, con una parlata bassa, anche volgare, e che capisce dell'amore solo gli aspetti carnali, capisce il divertimento, il piacere dell'amore, fa anche delle battutacce, che chissà come mai gli studenti quelle le capiscono subito, no? Magari non capiscono il resto, ma le battutacce a baglia vengono subito, si drizzano le orecchie e sentono subito. E quindi anche qua abbiamo i due estremi che Shakespeare combina. Da una parte l'amore carnale, della lotta di nozze, che trascorrono insieme, da cui non c'è, è un amore, direi che siamo in un mondo quasi pagano, perché Romeo e Giulietta non hanno nessun senso di colpa. Per loro l'amore è sacro, come abbiamo visto dall'inizio, dal primo incontro, e anche nella notte che passano insieme non esiste il senso di colpa, è un amore vissuto pieno, e abbiamo tutti e due estremi, gli estremi dell'amore carnale e dell'amore spirituale. Allora, quindi, ritorniamo a noi. Quindi Giulietta, abbiamo questo stato di morte apparente, e Romeo che in esilio non viene a sapere, perché c'è la peste e non, il messaggero non può uscire da Verona. Lui è a Mantova, quindi gli giunge notizia che Giulietta è morta. Allora torna, si procura del veleno e va nella cripta dove sta Giulietta. E anche qua attenzione, perché l'alto e il basso, guardate con quale perfetta simmetria. Allora, la notte di nozze, che è l'unione carnale, si celebra nella camera di Giulietta, che abbiamo visto che è sopra. L'unione spirituale di Romeo e Giulietta si celebra nella cripta, che è sotto. Così alto, così in alto, così in cielo come in terra, così in alto come in basso. Queste sono, diciamo, l'ABC dell'esoterismo. E anche qua, valore simbolico. Sono nella cripta. Nella cripta avviene l'unione degli spiriti, dello spirito di Romeo e di Giulietta. Quando Romeo esala l'ultimo respiro, cosa fa Romeo? Bacia Giulietta esalando l'ultimo respiro. Quindi l'ultimo respiro di Romeo finisce in Giulietta, che è ancora viva. E lì avviene l'unione dell'essenza dello spirito. L'unione carnale era già avvenuta nella camera di Giulietta. Giulietta, a sua volta, appena si risveglia, sappiamo che si pugnala col pugnale di Romeo. Allora, conclusione positiva e negativa nello stesso tempo. Tragica per i due amanti, però da un altro punto di vista invece positiva, perché cosa succede? Frate Lorenzo racconta tutto ai familiari, quello che è successo, questa storia d'amore sventurato che è successa, finiti così male per colpa dell'odio che divideva le famiglie. E quindi si attua il progetto di riappacificazione delle due famiglie. E le due famiglie costruiranno per Romeo e Giulietta una statua, ditemi voi di cosa, una statua d'oro. Una statua d'oro, quindi in qualche modo le nozze alchemiche si sono compiute. C'è stata una trasformazione della realtà. Quindi, messaggi, quindi questo amore sventato, frettoloso, giovanile è autodistruttivo, ma la forza dell'amore è veramente potentissima, come dice Dante, amore che muove il sole e le altre stelle. Quindi hanno creato una piccola atomica d'amore che ha cambiato la realtà sulla Terra.
Queste sono possibili interpretazioni. Senz'altro quello che viene fuori veramente a pezzi è il mondo degli adulti, delle istituzioni, perché comunque la famiglia veramente esce negativamente, no? Li tiene legati alla tradizione, al passato. Il principe di Verona è la legge si impone, ma ci vuole in realtà, ci vuole l'armonia, l'amore, non basta l'ordine e le minacce per fare funzionare le cose. E quindi alla fine questo Starcrossed ci lascia, quindi queste stelle avevano un progetto che è per i due amanti sventurati, ma un progetto comunque grande, un progetto che ha funzionato. Va bene, io vi ringrazio tantissimo, mi dispiace di non essere riuscita a farvi vedere l'ultimo pezzettino, ma lo potete trovare tranquillamente, un film in circolazione che si vede. Grazie per la pazienza.